Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pentiment. Io sono Glacial Sphere ed oggi andiamo avanti con questo mio let's play, walkthrough, gameplay, chiamatelo come volete, però completo di Pentiment. Nello scorso episodio avevamo conosciuto un bel po' di cose molto molto interessanti. Ora parliamo con Killian. Se ve lo siete persi, andatelo a rivedere perché riassumerle sarebbe un po' troppo lungo. Killian, hai un momento? Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. C'è qualcosa che non va nella vostra stanza? No, volevo sapere se avevi notato qualcosa di strano in tua madre ultimamente. Strano come? Ti chiede di badare alla locanda da solo molto spesso? Oh beh, a volte immagino. Io e papà di solito gestiamo la locanda di sera quando lei è stanca, ma ultimamente se ne va durante la sesta. Dice che porta il cibo ai cittadini, al Rathaus. Quindi di solito bada alla locanda finché non torna. C'è stata un'altra volta. E avanti. La mamma se n'è andata di fretta una notte, e mentre stavo pulendo vicino al bancone, ho trovato questo biglietto. Eccone un altro. Distruggerà l'abbazia. L'inferno inghiottirà la mano di San Maurizio. Al Rathaus. Dopo il fuoco di San Giovanni. Un'altra nota. Ne ho già viste diverse fatte così. Oh, ma che significa? Fuoco di San Giovanni, mi chiedo se intende il falò, ovviamente. Uno degli ospiti avrebbe potuto lasciare il biglietto? Non credo, maestro Mahler. L'ho trovato nascosto sotto il baule dei soldi. Il biglietto avrebbe potuto essere per uno dei tuoi genitori, quindi. Ma perché? Non lo so. Non voglio che qualcuno distrugga l'abbazia, anche se l'abate è crudele con i contadini. Impedirò che ciò accada, Killian. Non preoccuparti. Spero che il biglietto sia d'aiuto, maestro Mahler. Solo non ditelo a mamma o papà, va bene? Va bene, Killian. Non dirò nulla. Grazie, maestro Mahler. Devo tornare al lavoro. A più tardi, maestro Mahler. A presto. Parliamo anche con Nico, che è il padre. Maestro Mahler, c'è qualcosa che posso fare per voi? Nico, avete sentito qualcuno qui dentro parlare dell'omicidio di Otto? Non solo. Ah, ok, no, dai, stesso dialogo. No. Stesso dialogo. Questo finché non faccio la roba della birra, di star qui a perdere tempo ad ascoltare la gente, non ci dirà nient'altro, vero? Idea interessante fosse più tardi. Aspettiamo. C'è questo. Anna, a che proposito? Sapete che fa. Ecco, questo è nuovo. Sapete che fa tra le rovine romane? Sai che si scopa il mugnaio? No, dai, poverino. Chiamo se sa cosa fa. Io. Sì. Mi dispiace. Deve essere difficile per voi. Abbastanza. Ma io la amo. E devo pensare a Killian. Quindi lui sa che lei va a scoparsi il mugnaio. Però, per amore del figlio, non dice nulla. Semplicemente non so cosa fare. Onestamente non la capisco. Le donne sono misteriose e rimangono tali. Spesso non capisco nemmeno mia moglie. Cosa dobbiamo farci? In base alla mia esperienza, potresti semplicemente avere un amante anche tu. Goditi la vita, proprio come fa lei. Accettate che il vostro matrimonio sarà miserabile. Quello che so è che qualcosa deve cambiare. Un matrimonio infelice è un modo miserabile di vivere. Credetemi, lo so bene. Affrontatela e costruitevi una strada verso la felicità. Non so come fare. Prima di sistemare il matrimonio, c'è un problema più grande a cui pensare. No, non abbiamo avuto affetto. Hai mostrato comprensione per ciò che Nico stava passando. È grata che Otto sia morto, lo sapevate? Sono certo di non sapere che cosa intendete dire. Qui sinceramente non ho ben capito il nesso tra tutte le cose, però, eh. Io credo di sì, davvero? Non vi ha mai detto nulla di Otto? No, mai, non l'ha mai fatto. Ora, per favore, lasciatemi in pace. Come volete. Arrivederci. A presto. Qui non ho ben capito a che dialogo si riferisse, sinceramente. Tu mi puoi dire qualcosa? Mai nella vita. A questo punto andiamo a consegnare la medicina. Dovrebbe averlo fatto. Io voglio completare quella missione secondaria. Assolutamente.
così da finire quella parte. Lei dovrebbe essere qui dentro, credo. No, non c'è. Allora sarà nel convento. Ecco, no, non è lei. Dov'è, dov'è, dov'è? Qua. Gertrude. Andrea, eccoti. Ho la cura per fratello Edoc. Spero che sia sufficiente per alleviare la sua sofferenza. Ho fatto quello che potevo con il tempo e gli strumenti a disposizione. Apprezzerà l'aiuto, a prescindere. Certo. Dio benedica te e tutti i fratelli in questi tempi terribili. Spero che questa orribile epidemia finisca presto, prima di qualsiasi spargimento di sangue. Anch'io, grazie per il vostro aiuto. Stammi bene, Andreas. Ok, ora andiamo a dare la medicina a Edoc. Margarete non ci dice nulla. Sofici? Sì. Oh, maestro Mahler, non ti avevo visto. State bene, sorella? Io sì. Oggi sono un po' agitata, tutto qui. Dio ti benedica. È strana questa Sophie, comunque. Andiamo a dare la medicina a fratello Edoc. Così, appunto, da completare questa missione secondaria, comunque relativamente lunga, eh. Cioè, la foresta, poi dovevi aspettare. Cioè, dovevi prima avere l'informazione che Edoc era ammalato. Poi dovevi andare da Gertrude. Poi alla foresta, poi aspettare ancora e infine consegnare finalmente questa medicina. Respiro sibilante. Fratello Edoc, ho chiesto a Suor Gertrude di preparare qualcosa per alleviare il vostro dolore. Oh, non era necessario. Gli altri. Come voi vi prendete cura degli altri, io devo prendermi cura di voi. Andreas, non avrei mai pensato in passato che tu fossi un angelo sulla terra addirittura. Riposate, fratello Edoc. Ok, gli abbiamo dato quello che dovevamo. Possiamo parlare con Gernot? No. A questo punto, direi di andare ad ascoltare appunto i clienti della locanda. È giunto il momento. Spendiamo il tempo che ci rimane lì. Martin, non abbiamo seguito la sua strada. Proprio zero. Oppure potremmo andare a parlare con Lennart al mulino? Lui sarà lì. Ciao Paul, non ci dice nulla lui. S, nemmeno. È dentro casa allora Lennart? Sì, no, dov'è? Dice al levriero. Eccolo, tu mi dici qualcosa sicuro, infatti. Ah, Andreas, sembra che tu sia di nuovo coinvolto in un omicidio. Che pessimo tempismo. Ma un ottimo tempismo per te, considerato che eri a tavola con Baltas e il dottor Zolz. Anche tu, Andreas? Posso capire che Peter abbia una pessima opinione di me, ma. Perché avrei dovuto uccidere Otto? Perché avrei dovuto uccidere il marito di Eva? L'hai criticato apertamente al villaggio? Non saprei, forse c'era qualche attrito, frate Otto. No, che tu ci creda o meno, ti stai sbagliando. Critico parecchie persone in questa città, ma non vado in giro a ucciderle. E comunque, se anche Otto provocasse l'ira del duca, io non dovrei preoccuparmi di nulla. Se lo dici tu, sia così. A ogni modo, casomai ti stancassi delle indagini, la mia porta è aperta. Casomai volessi unirti alla mia famiglia per pranzo o cena, volessi fare un giro in montagna, fammelo sapere. Fare un giro in montagna? Sì, per una breve caccia. Caccia? Sì, di cervi. Potrebbe aiutarti a inquadrare meglio la situazione. Con i soldati che circondano la città? Credi che sia sicuro? Stanno circondando i contadini. Il duca sa che sostengo l'abate. L'ho sempre fatto. Io e te non siamo un pericolo, Andreas. Se vogliamo cacciare, allora possiamo farlo. Sto indagando sull'omicidio di Otto. Non mi sembra appropriato andare a caccia ora. Se può aiutare, posso dirti quello che so. E ti garantisco che so parecchio. Cosa sai? No. Prima vieni a caccia con me. E poi te lo dirò. Che interessante questa cosa qui, eh? D'accordo, andiamo. Meraviglioso. Dovrete lasciare qui il ragazzo, però. Ci rallenterà. Capisco. Caspar, puoi stare qui con Paul fino al nostro ritorno? Va bene, maestro. Ok. Altro luogo diverso, tra l'altro. Andreas si stanca. Vi state godendo la salita, Mahler? È un po' più impegnativa di quanto mi aspettassi. Il peggio è passato. C'è solo un po' di strada da fare.
Riposatevi un attimo e fatemi sapere quando siete pronto per continuare. Ok, ci lascia muovere? Sì. Un invito a caccia. Posso vedere tutta Tassing e Kersau da qui. Forse ho abbastanza tempo per un rapido schizzo. Bravo, schizza. Nonostante tutti i problemi di Tassing, sembra pacifica da quassù. Perché è così difficile? È come se la mia mente volesse solo che la mia mano si fermasse. Non riesco nemmeno a disegnare questa bellissima valle. Inutile. Che perdita di tempo. Ah, neve. Neve a giugno. In alcune parti delle Alpi la neve non si scioglie fino a estate inoltrata. Guardate, c'è pure il... c'è pure la nuvoletta di respiro che fanno, guardate, eh. Hop, eccola. Carino come dettaglio. Guarda, da qui si vedono i soldati del Duca che si mettono in formazione intorno alla città. Peter non ha idea della situazione in cui ha messo i contadini. Quando tramonterà il sole sarà troppo tardi. Solo se non riesco a trovare l'assassino di Otto prima di allora. Ah, sì, certo. Tutto quello spazio dedicato ai campi. È un peccato che i contadini debbano lavorarli. Perché odiate così tanto i contadini? Direi che sono inutili, ma suppongo che qualcuno debba pure occuparsi dei lavori pesanti. Restano comunque un branco di bruti, sporchi e idioti. Dal primo all'ultimo, buoni solo a faticare. È difficile considerarli delle persone vere. Come avete sviluppato un tale disprezzo per loro? Mio padre mi ha insegnato che se provi ad aiutare un contadino, non farà che trascinarti nel suo retame. Come una stupida mucca bloccata nel fango. È meglio lasciarli al loro destino. Tuttavia, le loro donne hanno un certo valore. Non fraintendermi, sono stupide come gli uomini, ma hanno un certo fascino. Quando sono giovani, ovviamente. Invecchiano come il latticello al sole. Che vi importa? Siete un uomo sposato. Andreas, il matrimonio serve per crescere figli, mantenere una famiglia. Non c'è niente di sbagliato nel godersi i frutti di un albero nel cortile di un altro uomo, di tanto in tanto. Devo ammettere che non sono estraneo all'infedeltà, ma è un gioco pericoloso. Non c'è pericolo. Nonostante i loro recenti lamenti, non hanno alcun potere e non rappresentano una minaccia per me o per l'abate. Guardate cosa è successo in Svevia. Le ribellioni sono state represse, i contadini sono stati respinti nella polvere a cui appartengono. I nobili e i signori detengono ancora le loro terre e i loro amici godono ancora della loro protezione. Fate molto affidamento sulla vostra amicizia con l'abate, eh? L'abate è un sovrano forte e controlla le sue terre con mano ferma. Questi contadini non capiscono la fortuna che hanno. Che i contadini si sciolgano o che subiscano l'ira del duca, l'attuale pericolo dell'abate è solo temporaneo. Beh, abbiamo parlato abbastanza. Siete pronto a salire? Sì, continuiamo. Eccoci. I cervi attraversano questa radura in ogni periodo dell'anno. C'è un nascondiglio naturale più avanti. Possiamo guardare da lì. Mi sa che devo mirare col mouse qui, eh? Vediamo cosa si riesce a fare con il controller, perché in teoria dovrebbe essere comunque giocabile anche con il controller. Devo ammettere che non avevo un'alta opinione di voi l'ultima volta che siete stata Tassing. Artista affamato e tutto il resto. Cosa è cambiato? Avete fatto carriera? Siete diventato un maestro a Norimberga? In 7 anni siete passato da alloggiare in una catapecchia fatiscente di contadini a gestire il vostro laboratorio di successo. Uomini come noi creano da sé la propria fortuna. Non è stato vostro padre a costruire il mulino? Il vecchio mulino? Io ho costruito questo, l'unico mulino a vento di tutta la Baviera. Con la sua fortuna. Non è questo il punto. Abbiamo costruito qualcosa per noi stessi. Peter Gertner lavorerà nello stesso campo di suo padre finché non stramazzerà. Jorg farà lo stesso. I contadini chiedono il mondo, ma non riescono nemmeno a capire cosa c'è al di fuori del loro piccolo appezzamento di terra. Dove porterà questa conversazione? Questa ribellione da parte dei contadini non andrà da nessuna parte. Che finisca pacificamente o nella violenza, non vinceranno. Se hanno bisogno di un capro espiatorio per la morte di Otto, cercatelo in ma...
Cercatelo in Martin Bauer. Perché avrebbe dovuto uccidere Otto? Lui cerca di incolpare Martin, quello che nel primo capitolo era un ragazzino che rubava, adesso invece ha messo la testa a posto. Martin non voleva sostenere la piccola ribellione di Otto. Era abbastanza contento di come stavano le cose. Qualcosa è cambiato di recente. Penso che Otto avesse scoperto qualcosa che Martin non voleva svelare. Qualcosa di abbastanza terribile da far cambiare idea a Martin. Dall'opporre resistenza a Otto è passato a sostenerlo con tutto il cuore di fronte alla città. Che fortuna che stavi mangiando con Werner e Baltas quando è venuto l'omicidio. Che vuol dire? Tutto qui? Quali prove ci sono? Trovatele. Se Otto l'ha scoperto, qualcun altro deve saperlo, o almeno avere dei sospetti. Shh, abbassatevi. È lì, lo vedete? Andate avanti, io vi seguirò. Eccolo il servo. Mi avete mancato di poco. Ho sentito il proiettile volare oltre la mia testa. Meglio che sentirla nella parte posteriore del vostro cranio. Ammetto che non è l'arma più precisa, ma alla fine ha colpito il bersaglio. Che privilegio, non farmi saltare in aria la testa dal mio compagno di caccia. Oh, rilassatevi, Maler. State bene? Troviamo il cervo, non può essere andato lontano. Non è ancora morto. Sembra che entrambi l'abbiamo ferito, ma non abbastanza. È abbastanza facile uccidere una stupida bestia quando è impotente. Sembra che proviate piacere nel sopraffare le creature indifese. È nella natura di un lupo nutrirsi di pecore. Siete un mugnaio. Producete farina. Sono un mugnaio con una pistola. Comunque, troviamo un bastone lungo per trasportare il cervo. È stata una buona caccia. Grazie per essere venuto con me. Sono venuto con voi sperando che mi diceste qualcosa di utile sulla morte di Otto. E l'ho fatto. Forse non era quello che volevate, ma in fin dei conti non mi frega nulla di quello che volete. Pensate a quello che ho detto, a proposito di Martin. Me ne occuperò. Sono contento di sentirlo. Buona fortuna, Andreas Mahler. Ok. Sono arrivate le truppe. Vediamo. Staranno tutti aspettando di sentire le mie prove. Devo andare in città ed essere pronto a nominare un sospettato. Andiamo. Andiamo, andiamo. Salve, Thomas. Non mi parli mai tu, vero? Centro città. Salve fortunato. Andreas, la situazione non è delle migliori, vero? Ti ho avvertito che sarebbe scorso sangue. E ho anche l'impressione che sia solo l'inizio. Lo so. Devo trovare il vero assassino prima che la situazione peggiori. Otto non se lo meritava. Era un uomo onesto con la giusta causa. Nessuno merita di morire così. Meglio che tu ti metti al lavoro per vederci chiaro, Andreas. È ormai troppo tardi. Il malcontento è un cattivo presagio. I contadini stanno per commettere qualche sciocchezza. Perché non hai menzionato l'entrata segreta per la biblioteca? Non vado sempre d'accordo con Peter e gli altri, ma non voglio che si facciano uccidere tutti quanti. Se entrassero in biblioteca, non voglio nemmeno immaginare cosa potrebbero fare. I soldati reagirebbero e ci sarebbe un massacro a Tassing. Non ho altra scelta che fermarli. Hai qualche idea su chi potrebbe essere stato? No. Otto ha avuto alcuni conflitti, ma direi che nessuno era un suo nemico. Buona fortuna a te, Andreas. Non è molto tempo. No, infatti, ragazzi, ora è inutile cercare di andare a cercare altre prove. Quello che ha fatto è fatto. Tocca accusare ora. Non abbiamo molto tempo, quindi andiamo dritto al punto. So che alcuni di voi hanno paura, so che altri vogliono arrendersi, ma dobbiamo andare fino in fondo.
Forse non possiamo ottenere ciò per cui abbiamo combattuto, ma giustizia per Otto, quella sì. Papà, e i soldati del duca? Sono sempre più vicini. Lo so, ecco perché dobbiamo farlo ora, prima che sia troppo tardi. Ora ci serve solo che Andreas ci dica chi è stato. Basta perdere tempo, Andreas. Dobbiamo sapere chi ha ucciso Otto, e dobbiamo saperlo adesso. Andreas ucciderà la verità? Certo che lo farò. Trovare il colpevole è stata la mia unica preoccupazione, da quando avete chiuso i monaci nella biblioteca. Ve lo dirò finché sia fatta giustizia, non perché possiate compiere la vostra vendetta. Cosa? Perché non dovrei? Non ho mentito 7 anni fa e non ho intenzione di cominciare adesso. Ve lo dirò finché sia fatta giustizia, non perché possiate compiere la vostra vendetta. Andreas ha ragione. La violenza non è la risposta giusta. Il colpevole deve essere giudicato dalla legge, non dalla folla. Non intendo discutere, Ulrich. Non c'è più tempo. Agire ora è l'unico modo per ottenere giustizia. Nulla deve fermarci. Un nome, Andreas. Dacci solo un nome. Noi faremo il resto. Ce l'ha fatta, gente! Ce l'ha fatta! Rachel, ha dato alla luce una bambina. Silenzio, silenzio! State indietro e fate spazio a Rachel. Sì, Agnes, certamente. È andata bene, Dio sia lodato. Vive e in buona salute. Viva e in buona salute. Ed è una bambina. Baruch Hashem, eh? Con tutto quello che è successo e che sarebbe potuto accadere. Dio sia lodato, grazie a Dio. Una tale benedizione, grazie a Dio, certo. Peter, mi dispiace, non posso più continuare a sostenerti. Capisco la tua causa, ma io devo proteggere mia figlia e mantenere i miei amici al sicuro. Ho già perso Marie e Bert, non sopporterei di perdere qualcun altro. Se inchinarsi ai desideri del duca ci proteggerà, lo farò volentieri. Credo nella causa, Peter, ma non a costo di altra violenza. Stai prendendo la decisione giusta, Klaus. Ci sono in gioco delle vite umane. Vi prego di scusarmi, ho bisogno di un momento da solo. Forse ha ragione. Questo è troppo. E per quanto riguarda la nostra sicurezza, la situazione non è così semplice. Come potete rinunciare tutti così facilmente? Quel soldato ha detto che il duca avrebbe preso in considerazione delle concessioni per la città se avessimo liberato l'abate. Di sicuro sarà sufficiente. Potrebbe essere sufficiente avvicinarsi ai soldati del duca, soprattutto se liberate l'abate. I soldati dell'abate non ascolteranno. Dobbiamo farlo noi stessi, no? Potrebbe essere sufficiente avvicinarsi al du ai soldati del duca, soprattutto se liberate l'abate. La forza non risolverà nulla. Liberare l'abate e ottenere concessioni è la soluzione migliore per tutti, Peter. Liberare l'abate sarebbe giustizia, non è vero? Se non è lui ad aver ucciso Otto? Voi non capite. Lasciare andare l'abate non risolverà nulla. Se non riusciamo a ottenere le concessioni di cui abbiamo bisogno, tutti i contadini moriranno di fame. E allora che fine farà Tassing? Inoltre, la morte di Otto deve essere vendicata. Non te ne andare adesso, Ulrich. Non ho cambiato idea sulla causa, Peter, stai tranquillo. Ma Ulrich, questa non è la tua lotta. Grete, è morale e cristiano schierarsi dalla parte dei contadini. Non posso fare altrimenti. Accidenti a voi, tale comportamento è sconsiderato e crudele, specialmente in questo momento. Andatevene, andate via tutti. Lasciate riposare Rachel. Sì, Agnes, ce ne andiamo. Andreas, non abbiamo finito. Dobbiamo ancora vendicare Otto, prima che arrivino i soldati del duca. Sì, continuiamo fuori. Continuano a avanzare ora, eh? Vis maior. Basta cercare di guadagnare tempo. Dici cosa sai, Andreas. Dacci un nome. Dacci un nome, o i monaci bruceranno insieme ai loro preziosi libri. Ok, ricordate la vostra promessa.
Li lascerete andare, non farete loro del male. Linciare il colpevole non vi farà ottenere alcuna concessione. La cosa giusta da fare è consegnare l'assassino agli uomini del duca. Va bene, ve lo dirò. Vai, linciare il colpevole non vi farà ottenere alcuna concessione. La cosa giusta da fare è consegnare l'assassino agli uomini del duca. Sono gli uomini del duca che ci hanno costretto ad agire. Ci preoccuperemo dell'abate e dei soldati dopo esserci sbarazzati dell'assassino. Parla. Ho un'altra condizione. Per Dio, Mahler, non abbiamo tempo da perdere. È già stato versato abbastanza sangue innocente. Lasciate andare via Caspar, prima che le cose precipitino. È solo un ragazzo, Peter. Per favore. Cosa? Andarmene? D'accordo. Il ragazzo può andare, non è la sua battaglia. No, abbiamo fallito? Ti prego, Caspar, non potrei mai perdonarmi se ti accadesse qualcosa. Convinci Caspar, non Casi, Caspar, a lasciare Tassing. Formazione d'oratore ci ha aiutato, però hai esordato Caspar a imparare dai tuoi errori come miniatore, e quindi non va bene? Hai mostrato preoccupazione per Caspar alla vigilia di San Giovanni. Ti sei preoccupato per Caspar? Dopo essere caduto nella cisterna, hai rassicurato Caspar all'arrivo della folla inferocita. Beh, ma queste sono cose che dovrebbero essere positive, però. O forse sono negative nel senso che Caspar si è legato a noi e quindi non vuole andare via perché si è legato a noi dato che noi siamo stati buoni con lui. No, no, maestro Andreas, non vi lascerò. Appunto. Saremmo dovuti essere più duri con lui. In modo che lui in questo modo se ne sarebbe andato senza, se ne fosse andato senza legarsi a noi. So che non vuoi, ma devi farlo. Trova modo per tornare a Salisburgo, dalla tua famiglia. Ti prego. Maestro Andreas, tornerete a insegnarmi quando tutto questo sarà finito, vero? Certo, Caspar. Sarò presto da te. Va bene, a presto maestro. Ah, ma se ne va comunque, allora beh, allora è una scelta abbastanza. Cioè, un dialogo, una sfida di dialogo abbastanza inutile. Chi ha ucciso Otto? Ok, abbiamo due sospettati. Anna, che Caspar e io abbiamo sentito Anna Bergarin parlare con Leonard Müller. Ha detto che era contenta che qualcuno avesse ucciso Otto. Perché una rivolta avrebbe minacciato i pellegrini al santuario di San Maurizio e questo sarebbe stato disastroso per la Manodoro. Inoltre, è chiaro che ha una relazione con il mugnaio. Killian Berger mi ha consegnato un biglietto che ha trovato a terra mentre puliva, e chiaramente del burattinaio. Insinuava che Otto avrebbe distrutto l'abbazia e la mano di San Maurizio. Oppure Gui, e su Gui abbiamo 5 pagine di prove, ragazzi, cioè, ovvio che. Accusiamo Gui. Sora Marie ha udito la confessione di Gui a padre Thomas. Otto l'ha visto scrivere nel libro mastro dell'abbazia e gli ha parlato a riguardo, determinato a dimostrare che l'abbazia stava accumulando denaro. Gui ha confessato a padre Thomas che si stava appropriando indebitamente del denaro dell'abbazia. Sora Marie ce l'ha detto perché ha ammesso che Gui stava abusando del sigillo sacramentale della confessione per assicurarsi che Thomas non lo riferisse all'abate. Ora bisogna vedere se riesco a trovare altre prove dei misfatti di Gui. L'ideale sarebbe proprio il libro mastro. Ho trovato un orcio della capanna delle erbe del convento, contenente fiorini, anelli e altri gioielli. Suor Margarete ha indicato fratello Gui come il monaco che li ha nascosti lì. Ho trovato il libro mastro dei bilanci dell'abbazia nella sacrestia. Fratello Gui utilizzava un metodo di contabilità a partita doppia. Tiene registri meticolosi, forse fin troppo meticolosi. Tra le pagine c'era un frammento di pergamena senza nulla scritto sopra. La sua funzione non è chiara. Ho trovato un libro nel mattatoio che sembra abbastanza fuori luogo. È un manuale sulla pratica di rituali di nigromanzia. C'era anche un foglietto con appunti scritti a mano nascosto tra le pagine. Alcune delle note scritte a mano nel libro sulla nigromanzia usano termini borgognoni. Fratello Gui è l'unica persona che sa originaria della Borgogna. Deve essere stato lui a scriverle. Raga, accusiamo Gui. È stato fratello Gui. Su ordine dell'abate? Allora facciamo bene a bruciare l'abbazia. No, Gui ha agito da solo. Stava rubando denaro all'abbazia. Otto voleva dare un'occhiata al libro mastro di Gui nello scrittorium. Quando Gui si rifiutò, Otto disse che avrebbe trovato il modo di vederlo. E così
si fece prendere dal panico. In un modo o nell'altro sarebbe stato scoperto dall'abate o da Otto. Qualche giorno fa, Gui ha nascosto parte del denaro rubato in uno dei barattoli di erbe delle suore. Ho trovato un libro nel mattatoio e ho scoperto che era stato fratello Gui a portarlo lì. Questo per me è più impattante, il fatto che Gui abbia nascosto del denaro, piuttosto che abbia portato in giro un libro. Una di loro lo ha riconosciuto e ho avuto modo di vedere i soldi con i miei stessi occhi. Una piccola fortuna. Sembra che l'abate abbia contagiato i fratelli con la sua avidità. Ho trovato un libro nel mattatoio e ho scoperto che era stato fratello Gui a portarlo lì. Era un manuale di magia. Gui aveva annotato un passaggio che voleva usare per lanciare un incantesimo su Otto. Magia? Dio ci protegga! Non faremo del male agli altri, Andreas, ma se fratello Gui ha davvero ucciso Otto, dobbiamo fare giustizia. Ascolta, Peter, abbiamo sentito Andreas, ma anche chi viene accusato ha il diritto di difendersi. Ho sentito abbastanza. Andiamo a prendere Gui. Attenzione. Cercate fratello Gui nell'abbazia. Era con gli altri monaci? E se lo stessero proteggendo? Presto, allo scriptorium. Ho appena visto Gui scappare dalla chiesa. Andava verso il mulino di Lennart. Presto, inseguiamolo. Indietro, Pruti, altrimenti finirà molto male per voi. Fratello Gui è sotto la mia protezione e non esiterò a spararvi come gli animali che siete. State lontano dal mio dannato mulino. E voi, Andreas, credevo aveste imparato qualcosa dalla nostra conversazione, ma a quanto pare siete davvero patetico come il resto di questa marmaglia. Andate al diavolo, Leonard. Avete sempre avuto idee sbagliate sui contadini. Non sono mai stato d'accordo con voi. Vi credevo una persona per bene, Andreas, ma siete solo un bastardo senza spina dorsale. Finirete ammazzato, fidatevi. Prendi il ragazzo e vattene. Non dovrete essere coinvolti. No, Es, torna al mulino. Non osare disobbedirmi, Paul. Mi hai sentito? Torna dentro con tua madre. Non intendo restare qui. Me ne vado con mamma, il più lontano possibile da te. Te ne pentirai, ragazzo. Se ve ne andate. Ciò che accade alla vostra vita non sarà più una mia responsabilità. Leonard, lasciali andare. Hanno sofferto la tua tirannia abbastanza a lungo. Avrei dovuto aspettarlo da te, Paul. Sei sempre stata una profonda delusione come figlio. Es, se te ne vai, non troverai mai più nessuno che ti ami. Diventerai una vecchia megera con quella, come quella Ottilia. È finita, Leonard. Sono andati via. Non sei più così intoccabile ora, vero? Perderai tutto, proprio come noi. Arrenditi, Müller. Siamo in molti più di te nel mulino. Non puoi sparare a tutti. Consegnaci quello sporco monaco, bastardo. Non ho fatto niente, dovete credermi. Non avevo nulla contro Otto, nulla contro i contadini. Sto dalla vostra parte. Siete un bugiardo, un ladro e un assassino. E ora la pagherete. Siete pazzi. Non è così che funziona la legge, lo sapete bene. I vostri proclami non cambiano le cose. Non te ne è mai fregato niente della legge, né della giustizia, né del diritto, né della più banale decenza in nemmeno un giorno della tua vita, Leonard. Ah, mi hai lasciato fare ciò che volevo per anni, Peter, senza dire una parola. Non hai mai difeso nulla e non sarà oggi che cambieranno le cose, codardo. Peter, Leonard, per favore, la pace è il nostro obiettivo di stasera. Queste non sono parole da cristiani. Codardo io? Vieni qui, affrontami da uomo, pezzo di merda. Vi prego, calmatevi. C'è ancora tempo per parlare. La violenza non è la risposta, Peter. Dovete capirlo, Ulrich. La violenza è l'unica cosa che Peter e la sua famiglia conoscono. Di certo ha funzionato con Christine. Come osi anche solo pronunciare il suo nome o implicare che... Ops. Ah, ha sparato Ulrich. Leonard, lo hai ucciso! Assassino, mostro, arrogo! Deve pagare, vogliamo giustizia! Sei stato una rovina per questa città troppo a lungo, Leonard, ma l'omicidio? Puoi incolpare solo te stesso. Lasciamo che entrambi gli assassini muoiano insieme.
Andreas, le truppe stanno avanzando sulla città. Dobbiamo andare subito. Liberiamo l'abate, così che possa parlare con i soldati del duca. Hai ragione. Andiamo. Padre abate, potete uscire. I contadini non vi faranno più nulla. Davvero? Perché? Andreas ha trovato l'assassino e la giustizia è stata dispensata. Peter manterrà la sua parola. Ne sei sicuro? Per favore, padre abate, i soldati del duca hanno circondato la città. Dobbiamo mostrare ai soldati che non siete in pericolo e che i contadini non vi tengono prigioniero. Non vogliamo altri spargimenti di sangue, padre. Oh, grazie a Dio. È finita? Finalmente. Cos'è successo al mulino? Qualcuno è ferito? Abbiamo visto le fiamme. Dov'è fratello Gui? Cosa gli è successo? Peter, basta. Giustizia è stata fatta. Avete giurato che non avreste fatto del male all'abate o ai fratelli, ricordi? È vero. Non c'è bisogno di altre morti stanotte. L'abate può parlare con l'araldo del duca. Lennart ha avuto ciò che si meritava. Possiamo convincere il duca che quanto accaduto stasera è stata giustizia. Otto è morto. Ulrich è morto. Possiamo superare tutto questo, Peter. C'è ancora speranza. Le cose possono tornare come erano prima. Certo, come prima. Come se nulla fosse mai accaduto. Peter! Cosa c'è? Che avete fatto? Papà? Dio ci aiuti! Ha dato fuoco ai manoscritti! Non cambierà mai nulla. I libri! Papà, cosa hai fatto? Ci serve l'acqua del pozzo delle suore! Presto! Prima che l'incendio si diffonda! Peter! I soldati sono nell'abbazia! Stanno venendo qui! Dobbiamo salvare quanti più libri possiamo! No! Dobbiamo uscire di qui! Dio ci aiuti! Ah! Via fuori! Scappiamo! Andreas! Andiamo! Mi dispiace, ma non posso. Andreas! What? Cosa? Davvero? Avrà usato magari il passaggio segreto per andare via? Perché tu, cioè, mi sembra strano che si suicidi in questo modo. A caso, più che altro. A tutte le parti interessate, in merito ai contributi elargiti da Andreas Mayer, minatore di Norimberga, per la realizzazione di un affresco nella chiesa di Nostra Signora. Il Tribunale Camerale conferma le sentenze del Tribunale e del Consiglio Cittadino di Norimberga, rispettivamente del 1526 e del 1527,
Tutti i richiedenti hanno firmato dei contratti contenenti le clausole in base alle quali i loro investimenti possono essere restituiti. Poiché la morte di Andreas Mahler è stata indiscutibilmente dovuta a cause di forza maggiore, una circostanza dispensata dal contratto, non è possibile rivalersi sul suo patrimonio. Nell'interesse della libreria della libertà femminile, la sua vedova, Sabine, eredita tutti gli investimenti contestati. Quindicesimo giorno di febbraio, anno domini 1534. E questo non me l'aspettavo minimamente, sinceramente. Ma minimamente, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Pare che il freddo arriverà prima quest'anno, non credete? Alla mia età, ogni anno sembra che il freddo arrivi prima. Ma questo gelo è necessario finché le foglie cadano, e con esse le galle. Ma come? Non volete arrampicarvi sull'albero del santo per coglierle? Ah, persino ai tempi della mia giovinezza un'impresa simile avrebbe richiesto un intervento divino. No, grazie. Starò qui sotto e aspetterò pazientemente che provveda il Signore. Non avete dell'inchiostro da parte alla bottega di vostro padre? Per le stampe, sì. Quello se lo fa consegnare. Questo è solo per i miei disegni. E poi è bello a volte fare le cose alla vecchia maniera. Questa, credetemi, è una maniera alquanto vecchia. Ehi, Max, suor Gertrude. Dio vi benedica, maestro Zimmerman. Ti ho detto di non chiamarmi così. Non chiamarti Max? Perché? Tutti mi chiamano Oz, ma io mica mi lamento. Non è neanche un nome, è una valle. A te piace essere chiamato Oz? Sì, e allora? Perché te la tiri così tanto? Maestro Zimmerman, chiamereste mai Maria Maddalena, testimone della morte e resurrezione di nostro signore, Max? Immagino di no. Allora sarebbe appropriato che vi rivolgeste alla signorina Drucherin con il suo nome di battesimo completo. Va bene, chiedo scusa sorella. Scusa, Max. Maddalena. In ogni caso, tuo padre vuole vederti. Cosa? Perché? Non è alla Rathaus? Sì, vuole che passi a prendere i suoi bozzetti per l'affresco e glieli porti. Va bene, immagino di aver raccolto abbastanza galle per ora. Anche io avevo quasi finito, Dio vi benedica entrambi. Non metterci troppo, Magdalene. Il consiglio sta aspettando. Non capisco perché debba farlo io, ma sarà meglio che mi sbrighi. Credo che papà abbia lasciato i bozzetti della Rathaus a casa sul banco del suo laboratorio, accanto alla macchina da stampa. Oh, ed ora controlliamo lei? Il murale. Ora controlliamo Magdalena. Ok, bene, direi che anche per questo video è tutto. Abbiamo completato l'atto 2 e... Ma no ragazzi, che finale, non me lo sarei mai aspettato. Cioè, è proprio il caso di dire Death escalated quickly. No, è scoppiata velocemente come situazione, è davvero, sì, scalata sarebbe in italiano, ma suona molto male. Sì, è una situazione davvero che non mi aspettavo, cioè tra la cosa del mulino, che pensavo fosse quello il climax, ovvero Lennart che uccide Ulrich, poi sono davvero curioso di vedere come va facendo scelte diverse, perché... accusando Martin sono quasi sicuro che non andrebbe mai a nascondersi da Lennart, perché Lennart non lo proteggerebbe mai Martin, cioè sarebbe poi una scena completamente diversa. E probabilmente invece Andreas muore in ogni caso, perché non credo che abbiano fatto un terzo atto completamente diverso, cioè penso che la morte di Andreas accada in ogni caso. Però sono davvero curioso di capire
Perché secondo me lì c'è qualcosa sotto, cioè perché lui avrebbe dovuto suicidarsi? Per dei libri? Non ha molto senso. Oppure potrebbe davvero aver usato il passaggio segreto della biblioteca e la sagoma che noi abbiamo visto bruciare tra le fiamme in realtà non era lui, ma era un altro? Chi lo sa? Io comunque vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!